tempo ci siamo con Marte Sport Live, già il clima Napoli-Inter, ma c'è anche il mercato di cui parlare. Partiamo. Buongiorno a tutti, eccoci qua, ben trovati dopo il Natale, dopo Santo Stefano, con i 3-4 kg in più a testa sicuramente. Chi vi parla è Dario Sarnataro, in redazione Massimo D'Alessandro, Gigi Soriani in regia, insieme sino alle 14 per parlare di mercato del Napoli che si prepara nella settimana tipo quasi, perché oggi torna in campo la squadra di Spalletti con tutti gli effettivi. Poi stasera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera vi diremo e daremo conto di quanto sarà accaduto a Castelvolturno. Rachmani è da visionare, da verificare, ma ricordiamo che il 23 già ha svolto allenamento in gruppo, quindi sembra recuperato, così come i 5 reduci dal mondiale hanno già lavorato il 23, ma oggi inizieranno proprio la preparazione autentica per la gara del 4 gennaio Inter-Napoli. Nella sigla abbiamo già detto che siamo già in clima Inter-Napoli, lo siete anche voi, cari amici. 339-666-9990 è il modo per interagire con noi. Il Napoli riparte tra un po', infatti oggi è martedì, si gioca mercoledì 4, siamo a poco più di 7 giorni da questa sfida molto importante. Oggi la Gazzetta dello Sport riferisce di uno Spalletti specialista nelle ripartenze post pausa, lo è stato anche con lo Zenit, ha vinto addirittura un titolo russo dopo la pausa lunga invernale di quasi 3 mesi. Nella seconda pausa è arrivato secondo alle spalle dello Spartak Mosca, ma ha migliorato la media punti, quindi la partenza bis con Spalletti, secondo l'esperienza, poi dobbiamo vedere, incrociamo le dita, è una partenza buona. Ne parliamo anche con chi ha avuto Luciano Spalletti, direttore, presidente, dirigente sportivo molto conosciuto, Fabrizio Lucchesi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E grazie per essere con noi, cari auguri, un Natale credo fatto, spero per lei, fatto benissimo, è passato benissimo, e poi un 2023 ricco di successi per il Napoli, può essere un 2023 storico, ma non ne parliamo troppo perché manca troppo appunto alla fine del campionato. E dicevamo, direttore, che Luciano Spalletti ha considerato questa pausa assolutamente positiva, avendo notato che il Napoli è arrivato, e un po' si è visto con l'Udinese, diciamo un po' cotto, come si dice, no? Un po' allo stremo delle forze fisiche e mentali. Io credo che Napoli abbia fatto questa parte del campionato straordinaria, migliore sicuramente della migliore aspettativa, e tutto meritato quello che ha fatto, perché l'ha dimostrato sul campo. È chiaro che quando tu hai queste performance tu lavori tanto, quindi sia dal punto di vista fisico, psicofisico, energie se ne consumano tanto. La tipicità di questo campionato ci pone un po' di punti interrogativi su quello che sarà il proseguo, perché non sappiamo, no, questo modello certo, unico di quest'anno, però io credo che Napoli possa ripartire, abbia recuperato in parte energie e possa ripartire per fare veramente bene. Diciamo che l'inedito, abbiamo detto tante volte in queste ultime settimane, di una pausa mondiale, 55 giorni di stop eccetera eccetera, è appunto tale, quindi dobbiamo capire come tutti ripartiranno. Il Napoli ha avuto qualche problema nelle amichevoli, però facevo riferimento poco fa all'esperienza più vicina a questa, che è quella che Spalletti ha avuto in Russia nel 2011-2012. Prima della pausa era al primo posto con una media 2,03 media punti dopo 5 mesi di pausa, sono tantissimi. In quel caso confermò il primo posto, vinse il titolo con lo Zenit con 1,92 di media punti, quindi praticamente uguale, molto simile. Altra pausa di 3 mesi del 2012-2013, addirittura in quel caso migliorò da 2 a 2,18 la media punti, arrivando dal terzo al secondo posto alle spalle dello Spartak. Quindi sa già come si fa Spalletti, questa è un po' una garanzia per lei, oppure è tutto nuovo anche per lui? È bella questa analisi che tu hai fatta, profonda. Grazie. E qua più da direttore che da giornalista. devo dire interessante, è una chiave di lettura che ti aiuta. In che senso? Che la programmazione del lavoro che Luciano insieme al suo team farà sarà in parte anche testata su esperienze vissute in prima persona. Questo sì. Non tenendo conto di qualche soggettività di qualche giocatore, perché è normale che la soggettività in qualche modo incide, però in termini generali è una bella è un bel auspicio questa esperienza vissuta in prima persona. Io credo che molto faranno anche le motivazioni psicologiche, quello è vero, da una parte ci saranno pressioni
ma dall'altra c'è una storia. Infatti le volevo fare un'altra domanda proprio su Kvaratskhelia, che anche su YouTube ha detto, inutile che mi dice, è un ragazzo umile, per carità, facciamo questa premessa, però ha detto insomma è inutile che mi visionate i miei video appunto su YouTube, io cerco sempre di sorprendere col dribbling. Tra l'altro Kvaratskhelia è stato giudicato il miglior georgiano dell'anno, il terzo anno consecutivo, quindi complimenti a Kvicha. E può essere, come capita nelle seconde stagioni, che Kvaratskhelia, un po' atteso al varco, anche lui possa avvertire un po' le pressioni sulle spalle, quindi possa avere qualche difficoltà in più da Inter-Napoli in poi? Ma sì, c'è che le possa avere senza dubbio, vuoi perché è giovane, vuoi perché è un secondo anno, ma un po' perché l'avranno tutti queste pressioni, perché poi man mano che il termometro sale questa pressione si dà da parte, però quando si vuol primeggiare in un campionato difficile come quello italiano, noi ne conosciamo insomma un po' le caratteristiche, bisogna essere giocatori, e per essere giocatori veri bisogna anche reggere le pressioni. Mi sembra, e io sono dal Napoli, bisogna fargli al suo management un complimento veramente importante, che sono andato a pescare diversi giocatori, ma questo in particolare, che ci sono più valenze importanti per il domani e per l'apporto tecnico che sta dando in questo momento, quindi anche questa mi sembra una bella notizia per il Napoli. Prima di salutarla le chiedo invece di Berezinski, perché insomma da queste parti abbiamo accolto quest'idea, questa trattativa ormai è praticamente definita, manca solo la formalizzazione, non solo intelligente perché avere un vice di Lorenzo più pronto di Zanoli, ma anche un segnale che la società dà a tutti, ai tifosi ma anche alle altre squadre di Serie A. Qui non si mette nessun dettaglio da parte, cioè si cura ogni piccolo particolare. E quello poi fa la differenza. Napoli è una società intelligente, capace, dinamica, lavorano un anno d'anticipo perché Napoli già sta già lavorando per il giugno dell'anno prossimo, già lavorava il giugno dell'anno scorso, giustamente colgono delle opportunità. In questo mestiere è bravo chi sbaglia di meno, non chi non sbaglia, che certo, è impossibile. A Napoli sbaglia un poco. Ecco, quindi dobbiamo sperare che tutto vada nel modo giusto, insomma. Poi Inter-Napoli è già determinante per lei, o è un... più per l'Inter che per il Napoli. Certo. È bello andare a affronti le partite e le affronti. Sì, è vero che lassù l'aria è fresca, è rarefatta, che pedalare ad alta quota si pedala male, ma chi sta sotto e deve fare la salita fa più fatica ancora. È vero, ma lo conosce questo Kvaratskhelia, questo nuovo georgiano interessante che il Napoli sta seguendo? Non so se lo conosce, ha avuto modo. Sì, no, ne ho sentito parlare, non è che è molto conosciuto, però se ne parla bene. Speriamo bene se il Napoli dovesse prenderlo. Direttore, grazie, buon fine 2022 e splendido 2023 per lei, poi ci sentiamo ancora. Grazie a voi, buonasera. Ciao. Grazie ancora a Fabrizio Lucchesi. Allora, parleremo anche di mercato tra un po' con Marco Conterio, perché il Napoli appunto sta lavorando anche per l'anno prossimo, abbiamo già detto di Samardžić, che insieme a Unai è un possibile erede di Zielinski, visto che il Napoli dovrà affrontare prima o poi anche l'argomento Zielinski con il contratto in scadenza del 2024. È chiaro che io accetto un rinnovo con cifre più basse di quelle attuali, visto che al momento l'ingaggio del polacco è di oltre 4 milioni, oppure credo che sia possibile un addio a fine stagione. Poi la Gazzetta dello Sport oggi parla di Beto come impossibile erede di Osimhen, ovviamente dovessero arrivare offerte per Victor. Ovviamente parliamo sempre di giugno, ragazzi, perché il Napoli a gennaio non vende nessuno dei big, almeno poi Dem, Sirigu o qualcun altro eventualmente potrebbe andare via, ma il Napoli ha deciso di non lasciare nulla all'intentato, e quindi anche su Demme, se proprio vuole andare via, se proprio una società accetta di pagare un prestito oneroso, se proprio la società che lo prende ovviamente si accolla all'intero ingaggio, allora sì, altrimenti no, resta in azzurro. Abbiamo già detto anche di Gakpo, il primo colpo di gennaio, il Liverpool oltre 40 milioni di euro per il trequartista seconda punta olandese. Ragazzi, in Premier League c'è incredibilmente una marea di possibilità economiche e di investimenti. Abbiamo già detto di Kvaratskhelia, che ha vinto il premio miglior georgiano dell'anno, mentre ranking UEFA, che è un bel un'ulteriore certificazione del Napoli, ranking UEFA, il Napoli per quanto riguarda appunto l'ultima stagione, questa speciale classifica, il Napoli è appunto
primo tra le italiane, e il Milan la seconda tra le italiane, insomma, quindi avere una bellissima affermazione. Terzo posto di questa speciale classifica, così mi riporto tuttonapoli.net, c'è appunto il Napoli dopo questo straordinario girone di Champions League. Ci fermiamo tra un po', filo diretto con Antonio Giordano, 0816363663, ma ancora tanti ospiti, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, vi parla sempre Dario Sarrataro con Massimo D'Alessandro, redazione, Gigi Turiani, regia, insieme sino alle 14, stasera 20:21 per le ultimissime sul Napoli di Castelvolturno. Parleremo molto di mercato oggi con Napoli, che questo giovane georgiano 19enne Kvernadze, non so se l'ho pronunciato bene, insomma, perché è un ragazzo interessante, classe 2003, il Napoli avrebbe, secondo quello che dicono in Georgia, diciamo, messo gli occhi su questo ragazzo, Gheorghi Kvernadze, 300.000 euro valutazione di mercato al momento. Il Corriere dello Sport scrive appunto che gioca nella Tel Aviv, potrebbe andare alla Dinamo Batumi per fare un po' il percorso di Kvaratskhelia e poi andare a Napoli. Spacca le difese con accelerazioni improvvise, fa un male alla carne altrui e dagli occhi di Cristiano Giuntoli addosso, così ha scritto questa mattina sul Corriere dello Sport, ieri su oggi evidentemente, Antonio Giordano, che saluto. Ciao Antonio, buongiorno. Buone vacanze a tutti. Anche a te, carissimo Antonio. Quindi l'hai passato vedendo i video di questo ragazzo, il Santo Stefano, evidentemente. L'hai passato? Vedendo i video di questo ragazzo, di Kvernadze. Sì, questo, qualcosa, sì, qualcosa. Un fratellino di Kvara, il Napoli sta battendo, sì, il filone georgiano, insomma. Questo poi appartiene alla cultura giornalistica, no? Un po', certo. Semplicemente per affinità, non fosse altro che geografica, insomma, anche quelle. Si poteva anche regalare il fattore K, ma insomma sarebbe stato meno divertente. Il fattore K pure, sì. Divertente, però sarebbe, sì, stato. Magari, sì, diventa, sì, un fattore K. Sì, e quindi, però è una notizia che arriva dalla Georgia, come sapete, non c'è nulla, sì, di mio, quindi è soltanto, come dire, un modo per approfondirlo, per approfondirla e per capire altro, per vedere quello che si muove nell'universo Napoli, soprattutto per sottolineare una tendenza oramai, no? Questa sì, forse una moda. Se c'è un giocatore giovane e bravo, viene subito accostato al Napoli. Sì, questo non è male, però, devo dire. E soprattutto per ribadire un concetto, cioè quello di una diversità filosofica dentro il progetto. Nel calcio la colpa è spesso dei giornalisti, esistono dei termini di cui si fa un uso e anche un abuso smodato. Credo che il progetto sia uno tra questi. Non si può però disconoscere che al Napoli sia sempre esistito, sin dal primo giorno, dal 2004, da quando è arrivato De Laurentiis, attraverso, come dire, l'elaborazione di qualcosa di alternativo. Che oggi nel tempo Lavezzi, Amsic e Gargano sono diventati altro, soprattutto i primi due, no? Sì, sì. Poi c'è stata una diversità della impronta stessa della filosofia societaria, cioè nel momento in cui compri Cavani e poi lo rivendi a quel prezzo, hai capito che dovevi svoltare per un attimo. 17, cioè, non acquistato, 64 venduto, no? Sì, certo. 17 pagabili in 5 anni, 64 fatto. Venduto. Sì, infatti. Che non è 17 se li paghi in 5 anni. No, certo. Molto di meno, chiaramente. Aspetta, prima di proseguire questo discorso, ricordo il numero per interagire con noi, per fare domande in diretta ad Antonio Giordano, Corriere dello Sport, 0816363663. Poi il discorso di Kvaratskhelia nasce, sì, perché appunto il Napoli, il discorso di Kvernadze, chiedo scusa, nasce perché il Napoli ha preso Kvaratskhelia, ma anche perché c'è appunto il stesso procuratore Zaccardo, l'intermediario che ha proposto in qualche modo a Michele Mantovani e a Giuntoli Kvaratskhelia, correggimi se sbaglio Antonio, l'avrà proposto a Napoli sicuramente qualche settimana fa, ha detto c'è un altro georgiano in rampa di lancio. Ora, tendenza o non tendenza, è un calcio da seguire evidentemente. Poi, no, è chiaro che ma è anche un modo alternativo, nuovo, voglio dire, evoluto, devo dire anche autorevole, perché lo puoi fare perché sei bravo, perché c'hai occhi ovunque, perché con Giuntoli si muove uno staff, cioè Michele, Mantovani, tutti quelli che conosciamo, e nel tempo se ne sono mossi altri, ma sì, sono stati bravi in passato Bigon e Pierpaolo Marino, perché significherebbe non riconoscere un valore assoluto a un'evoluzione nel tempo di un club.
che devo dire c'ha il cappello di De Laurentiis, però sì, ha scelto lui gli uomini anche in qualche modo, eccetera. Caro Antonio, ma il Napoli oggi scherzavo, prendevo in giro Giuntoli, nel Marco Polo del calcio, ragazzi. Non c'è niente da fare, perché hanno esplorato qualcosa che gli altri è sfuggito. Cioè, Quara è al terzo anno il calciatore dell'anno georgiano. Sì. Ma gli altri che facevano? Effettivamente. In 3 anni cosa hanno fatto? Quando il Napoli ha preso Kim, io mi sono informato come tutti quanti noi. Mi sono formato anche attraverso giocatori importanti che conoscevano il calcio. Però Antonio, possiamo dire meno male. Ho capito Kim. Perché altrimenti nel calcio di oggi si va anche sui giovanissimi. Hendrik ha preso il Real Madrid. Cioè, ogni tanto le società tipo Napoli, che non hanno i mezzi degli inglesi, del Real Madrid o di altri, del Bayern Monaco. Ogni tanto meno male che il Napoli, ma anche il Borussia Dortmund per esempio, il Lille e altre società riescono a pescare talenti che sono passati. Del Lille, come ho scritto, occhio a Jalot, infatti occhio a Jalot, che è un difensore secondo te può fare eventualmente l'alter ego di Juan Jesus, cioè la rete di Juan Jesus, o addirittura in generale, per capire che succede poi su Kim proprio, ne parli oggi. È una cosa che può accadere, che può accadere l'anno prossimo, non so se accadrà qualcosa in questa sessione di mercato, forse sì, forse no, boh. Probabilmente l'operazione che dire il Napoli tenterà di farla, però lasciando che dire al Bari. E anche probabilmente Caprile, il ragazzo, ma molto interessante, sì, portiere. Sì, no. Ma io, il Bari è piaciuto più di un giocatore, l'ho vista la partita. Devo dire che anche lì c'è il segno di un'idea, cioè le cose non nascono mai per caso, altrimenti saremmo tutti bravi. È vero. Antonio, c'è un po' di domande per te. Questo amico ti chiede se il Napoli si ferma a Beresischi e continui al mercato di gennaio. Antonio, si chiama te. Non me sì. E poi qualcosa per l'anno 21, cioè quello che dicevo prima, che dire fino a giugno al Bari, eventualmente qualche altra cosa, ma sempre in prospettiva, no? Però guarda, ti chiedo anche su Scediro, che Dira, come si pronuncia. Ricordo intanto 0816363 linee libere per Antonio Giordano, per parlare con Antonio Giordano. È un acquisto che può essere interessante, ma il Napoli, facendo corna, dovesse cedere Osimhen, dovrebbe andare su un profilo diverso, no? Un po' più pronto per la Serie A, o sbaglio? Adesso volendo fare un'analisi del... Poi è chiaro che le mani sui talenti vanno sempre messe, le mani, il controllo dei talenti. C'è già Raspadori, che per me è il giovane più interessante del calcio italiano. Ah, tu dici? Raspadori è la riserva di Osimhen, poverino. Il Napoli ha un'abbondanza che è impressionante in questo momento. C'è anche Simeone, non dimentichiamolo. Sì, no, io dico... Insomma, quindi è chiaro, c'è anche lui che può... Cioè, se vendi Osimhen... Non è necessario che tu debba comprare un centravanti. Okay. Va bene, andiamo da Marco, buongiorno. Raspadori non mi sembra che sia costato poco. Infatti. Marco, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. E buon Natale fatto. Anche a te. Dici tutto. Volevo sapere, per Antonio Giordano, lui come interverrebbe sul mercato a gennaio? Cioè, bere dischi giusto per rimpinguare la fascia e poi basta? Napoli è troppo bello per essere modificato, oppure magari qualche occasione sul mercato la si può fare? Grazie, ragazzi, Marco. Buon anno. Anche a te, buon anno. Forza Napoli. grazie. 0816363 per fare come Marco o Antonio? No, io non interverrei. Cioè, prenderei nel caso qualcosa che ti possa suggerire il mercato, ma di giovane, di prospettico, come dicono, termine bruttissimo, prospettico, come dicono quelli del calcio, però non ci metterei mano. Non ce n'è neanche in uscita? No, neanche in uscita. Non toccheresti nulla? Ma a meno che qualcuno non ti chieda di giocare, lo capirei, ma io, cioè, se fossi un giocatore del Napoli dai 20 ai 30 anni, sto qui e posso stare dentro un episodio storico, chiamiamolo episodio, ma perché devo andare a un'altra parte? Gioco poco, giocherò più l'anno prossimo.
dipende anche effettivamente, io credo, parliamo di Demme ovviamente in questo caso, ancora più che Sirigu. No, parlo di... anche di Gaetano, parlo di Zerbi, cioè, ma a me è piaciuta la cosa di Zerbi molto. Sì, ma anche Gaetano, no? Ha detto sì, no, ma... non se ne parla, resta a Napoli. Zerbi mi hanno detto, ha detto a quelli del Bologna, con grande rispetto, glielo ha fatto dire, non so, cioè, io mi sveglio tutte le mattine e sto dentro un sogno. Ecco, bellissimo questa partecipazione. Per spiegare a quelli del Bologna, perdonatemi, non è un no, però dovete capirmi, c'ha 22 anni, cioè, è tutto così bello. La mattina va al campo, c'è Osimhen, c'è Guastadori, c'è Zielinski, c'è Anguissa, cioè si allena con questi qua, sta dentro una squadra che gioca la Champions, ha annunciato la Champions. Io penso che non ci sia nulla di più bello. Complimenti a Zerbin e a chi lo gestisce. È vero, Giulio Marinelli e Furio Valcarigi nel particolare. Secondo, allora, ecco qua. Complimenti anche ai genitori, mi viene da dire. Sì, quindi secondo Giordano via i fisicati, sì, infatti via i fisicati, ci teniamo i mozziconi di 1,70, siamo alle solite, ma per cortesia Tony 54. Tony, ma stiamo facendo delle ipotesi su una eventuale cessione di Osimhen, a questo ti riferisci, credo. Il Napoli, non ho capito cosa ha detto, scusa. Cioè, in pratica ha detto ci diamo via i fisicati, Osimhen, e ci teniamo i mozziconi di 1,70, fermo restando che Shedira è 1,87, poi il Napoli segue anche Beto, ma stiamo parlando di scenari ipotetici di giugno, poiché Shedira è del Bari, che dire del Bari, chiaro che il Napoli ci mette gli occhi per dire se proprio deve andare via dal Bari lo teniamo noi, non lo diamo altri. Questo è un po' anche il concetto, visto che è un giocatore interessante, 23 anni, 24 anni, credo sia questo, no? Poi non so, no, cosa ma pensi. Vabbè, i toni sono sempre quelli di chi pare che sia catapultato nel mondo dei social, forse anche alla radio fanno così, è un po' troppo aggressivo questo, sì, caro Tony, questo messaggio. No, però... no, ma lascia, e spiegate a qualcuno che all'arroganza di avere la presunzione di sapere di calcio, che anche quelli lì piccolini sanno giocare al calcio, direi di sì. Abbiamo avuto, cioè, esempio Gerd recente, Müller non era un fenomeno di fisicità, ma tanto per dirne uno, ma potremmo fare un evento. Paolo Rossi neanche, cioè. Detto ciò, nessuno ha detto che il Napoli vende Osimhen e deve tenere la Spadore, il discorso è un altro. Visto che con i soldi degli altri sono tutti quanti bravi ad andare da Cartier. Sì. Se vendi Osimhen hai già Raspadori pagato 35 milioni. Ma queste sono cose che eventualmente, di cui parleremo da giugno in poi. Diciamo che come scenario il Napoli non ha quell'esigenza stringente, dovesse arrivare ai 120-130 milioni per Osimhen, di andare a prendere Haaland, per dire, insomma, c'è un giocatore, perché ha Raspadori, c'è Simeone, poi sono altre possibilità, ma ne parliamo tra un po'. Dopo la pubblicità c'è anche un altro ospite con te, Antonio, non te lo dico, così facciamo una sorpresa anche per te. Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci tornati, sempre in diretta. Allora, ancora con Antonio Giordano. Ci sei, Antonio, sempre? Antonio? No, abbiamo perso forse. Allora, tra un po' lo recuperiamo. Sentiamo questo messaggio vocale di questo amico che ci ha scritto al 339-666-9990. Ma il mercato non si poteva fare dal 15 dicembre al 31 dicembre, in modo che si aveva una ripartenza più regolare con tutte le squadre, con l'organico già predefinito. Mick Danola. Lo sai, non hai torto, caro Mick, perché effettivamente è chiaro che poi bisognava aspettare almeno la fine del mondiale, il 18 dicembre, ma si poteva anticipare dal 19 dicembre, che ne so, al 6 gennaio. Invece no, perché devono esserci sempre degli interessi su interessi, deve esserci sempre un traffico con 5 partite giocate in Serie A. Per quanto riguarda la Serie A, insomma, mi sembra effettivamente non molto logico. C'è Jordan con noi, Antonio, eccoci qua. Eccolo. C'è un messaggio per te, intanto 081-63-6363 per fare domande, tra un po' anche un altro ospite, messaggio per te, eccolo qua, vocale sempre. Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gianluca, buongiorno Dottor Giordano. Una considerazione, va bene che ci si guarda a questi giovani talenti, ma la scugnizzeria napoletana non ci si guarda proprio per niente. Vediamo un Vergara che sta col Travescelli, vediamo un Iaccarino, ma quello che più mi piange il cuore è dare un ambrosino al Como che sta scaldando la panchina. Ecco, non vede che praticamente è un talento che viene non utilizzato, non guardato, non valorizzato?
Questa è la mia domanda. Grazie, buongiorno. Grazie a te, Antonio. I ragazzi devono andare in giro a giocare. Evidentemente, se Ambrosino non gioca, vuol dire che ci sono situazioni che non consentono di giocare, o nel corso delle settimane, di questi mesi, sono cambiate delle condizioni. Ma il caso no, che giochi, che vada via dal coma, in sostanza, no? È chiaro, ma tu giochi se lo meriti, per tutti gli allenatori. Evidentemente c'è chi in questo momento merita di più. Devi trovare una soluzione nuova a questo punto del mercato. Penso anch'io. Però non ne farei un caso, anche perché no, però dice l'amico dice giustamente: entra 20 minuti, segna, non gioca neanche un secondo la successiva partita. Evidentemente il Como non ci punta molto. Vabbè, andiamo da. Io credo che a Longo, allenatore del Como, interessi un po' meno di quello che interessa a noi. Sicuramente sì, pensa chiaramente alla sua squadra. Pasquale, buongiorno. Sì, buongiorno Radio Marte, buongiorno dottore Giordano. Io volevo fare una domanda che è un po' legata pure al messaggio che è appena arrivato. Sì. In effetti io non riesco a capire, si parla sempre di giovani, però poi dopo alla fine le strutture giovanine, strutture proprio fisiche giovanile del Napoli sono, diciamo così, carenti, per dirla in maniera rosea. Io non riesco a capire perché si parla di centinaia di milioni su giocatori che poi potrebbero essere raccolti nella nostra zona, intendo la Campania, comunque questa area, e non si investe. Perché la società non investe qualche milione di euro, sempre ragionando con i soldi degli altri, come diceva Giordano prima, però non si investe qualcosina per poi avere la possibilità di tenere qualche giovane forte, scoprirlo e magari poi purtroppo monetizzare anche. Grazie Pasquale. Antonio. Ok. Ma qualcosa è stata fatta, onestamente. Beh, sulle strutture però ha ragione, no? Diciamo da decenni. Non c'è una struttura, non c'è un centro sportivo. Ma è un problema oramai nazionale. Cioè, ieri c'è stato caso il Liverpool vince la partita del gol di un 2004. Un problema di mentalità e di cultura. Cioè, hanno cambiato anche, sono cambiate anche le dinamiche di alcuni club che in passato rappresentavano il fiore all'occhiello di questo tipo di filosofia. Faccio un nome su tutti: l'Atalanta. Ti rendi conto che forse è difficile riuscire a rastrellare quanto più talento possibile dalle tue zone o dalle zone in generale, in cui una volta tu andavi ad attingere e, essendo cambiato il calcio, sai prima ad andarli a cercare e a comprare altrove. L'Udinese compra all'estero prima, c'è un settore giovanile del Fiorente, dell'Atalanta l'abbiamo detto, dell'Empoli che forse è rimasto l'ultimo baluardo, ecco. Per politica si può dire che però hanno esigenze diverse. La Juventus non fa più così, anche nonostante abbia l'Under 23, e qualcosa ha portato Fagioli e Miretti, ci mancherebbe, però una forma. Ci pensi che Napoli prima o poi potrebbe decidere di fare l'Under 23? Per me Gianluca Segrava sta facendo un gran bel lavoro, per quelle che sono le possibilità che gli vengono offerte. Poi non è neanche semplice riuscire ad inserirsi all'interno di questo ambiente, intendo territoriale, devi mettere su dei campi, devi mettere su delle strutture, cioè ci vogliono soldi e ci vogliono uomini che evidentemente poi le seguano, cioè, sì, non ne farei sì. Un caso è così che va, ma va così da sempre, cioè, tranne gli anni 80 in cui c'è stato, come dire, ci sono stati frutti cospicui, poi più o meno è sempre stata questa la politica. Sono fuggiti diversi talenti, diciamo, sono scappati o sono stati ingaggiati, corteggiati altrove, a Empoli in particolare, anche a Udine e altre parti. Però è chiaro che se ci fosse un centro sportivo di alto livello, probabilmente potrebbero essere più incentivati a restare. Però detto questo, è sempre accaduto, come dicevi tu, benvenuto, scrivi, buongiorno e complimenti. Mi chiedo, ma perché vendere i pezzi pregiati anche ad altissima quotazione, quando poi si possa vincere e recuperare i soldi da diritti televisivi, premi Champions e vincere lo scudetto? Che ne pensi, Antonio? Non è proprio così. Non è proprio così, effettivamente non è proprio così.
Questo amico scrive: che ne pensa Antonio Giordano della dichiarazione di Moggi? Questi nemmeno si vergognano. Vabbè, insomma, ovviamente. Dichiarazione di? Moggi, che dice: la Juventus non ruba, non ha rubato nulla, non si è saputo difendere. Faccio finta di non aver ascoltato la domanda. Va bene, detto tutto in questo senso. Beh, preferisco tacere, perché non si può ridurre tutto a un secondo. È vero, è molto. Quando si scende su argomenti così scivolosi, poi bisogna fermarci a parlarne seriamente e a dire anche duramente delle robe. Cioè, c'ha ragione degli ascoltatori. Beh, cazzo, insomma, bisogna anche avere un minimo. No, di, 27 dicembre non c'ho neanche voglia di applicarmi su certe frasi che coinvolgono poi anche la categoria, però. Sì, è vero, effettivamente, insomma, è uno può dire. Cioè, no, è sempre colpa degli altri, no. Cioè, diventa complicato provare ad andare avanti, secondo me, se non si ammettono mai i propri errori, poi al di là, al netto dei processi, delle questioni giudiziarie che devono fare il proprio corso, per carità, c'è la presunzione di innocenza, eccetera, eccetera, però, cioè, non è che insomma si scende da Marte. Non l'ho scritta io, appunto. Cioè, quello che è successo nel 2006 non appartiene né a me né a te, però appartiene alla storia, purtroppo. Non anche voglio brutta. Finire sui social, che poi tutto. No, allora guarda, parliamo di questioni tecniche, Antonio, lo facciamo con un ex. Sono disposto a qualsiasi tipo di chiacchierata, di discussione, nel momento in cui sia possibile articolarla, ecco. Giusto, hai ragione. Allora rimandiamo ad altri momenti, anche perché questo è un tema che ritornerà sicuramente. Invece parliamo di cose tecniche, tattiche, anche con Corrado Rico. Buongiorno, mister. Buongiorno. Grande piacere averla con noi, c'è Antonio Giordano, Corriere dello Sport, all'altra parte. Con grande ammirazione nei confronti di uno dei padri del calcio, lo dico con assoluta sincerità. Ah, che bel complimento. Allora, caro mister Rico, Inter-Napoli è praticamente alle porte, non solo perché mancano 8 giorni, non più 30-40 come qualche settimana fa, perché anche una partita che può essere chiave da questa parte dell'Italia, pensiamo per motivi oggettivi che lo è più per l'Inter che per il Napoli, è d'accordo? Ma io credo che il Napoli abbia gli strumenti per uscire da San Siro con un risultato positivo. Ah, sì, Antonio, sei d'accordo? È una partita. Sento male, però. Mi sente? Mi sente bene adesso? Sì, ora sì. Ah, lo dicevo, sì, più strumenti per uscire indenne da San Siro con un risultato positivo. Antonio Giordano, io devo dire che è importante che da queste parti anche non pensiamo che Inter-Napoli sia una finale, perché non lo è. Certamente è più importante per l'Inter che per il Napoli, questo mi sembra evidente, per un fatto di punteggio, di classifica. Antonio? Sì, no, assolutamente sì, lo dicono i numeri, però voglio dire, è una partita che può orientare una parte del campionato, quella dell'Inter. È chiaro che l'Inter, non dico che debba essere costretta a vincerla, e forse lo è, ma è sicuramente costretta a non perderla, altrimenti diventa una corsa a ostacoli tremenda, un'arrampicata sul Monte Bianco. Mister Enrico, ma secondo lei, dopo questa pausa così lunga, la cosa più complicata, fermo restando che siamo tutti dei novellini dinanzi a questa pausa così lunga, è più complicato riattaccare la spina mentalmente o farsi trovare pronti atleticamente, secondo lei? Ma tutte e due, nel senso che il campionato così impegnativo come quello italiano porta a una concentrazione di valore assoluto. Ora, aver abbandonato questo ambiente dove tutto era agonisticamente elevato e quindi erano allenati a quello, ora più difficile è anche dal punto di vista atletico. Per esempio, i ritmi del campionato non si possono mai scimmiottare con gli allenamenti, certo. È vero. E quindi le amichevoli sono, e lì la bravura degli allenatori è quella di capire individualmente, globalmente, e ridare i toni, quelli possibili durante l'allenamento, i toni e i principi che tanto avevano portato il Napoli, per esempio, a non perdere mai in campionato.
Eh sì, caro Antonio, è quello che in questi giorni dovrà affinare, no? Spalletti, dopo i test amichevoli nei quali neanche, io sono d'accordo con mister Rico, si trova il ritmo e l'intensità, l'adrenalina delle partite vere, però bisogna affinare quella preparazione non ancora appunto perfezionata. Devi affinare dei meccanismi, devi semplicemente cercare di confermarli. Ieri sera guardavo alcune squadre, mi è piaciuto moltissimo vedere l'Arsenal, per esempio, ecco, no? che ha molto di Guardiola, perché Arteta è cresciuto un po' alla sombra, e pensavo, ma dopo due mesi, Enrico, due mesi e mezzo circa, è possibile ritrovare se stessi, o è più alto il rischio di essersi perduto dentro quei certi meccanismi che sembravano appartenere quasi a un altro calcio? Mister, ha sentito la domanda? No, ma per niente proprio. Ah, no, diceva Antonio Giordano, diceva se per lei dopo due mesi circa è più facile ritrovare certi meccanismi, certe inerzie, o è più invece facile che si perdano? Ma guardi, la fase preparativa del Napoli, in avvio di precampionato parlo, è stata esemplare, nel senso che anziché andare a fare i globetrotter per il mondo, si sono limitati a curare gli aspetti fisici che in quel periodo lì sono preparativi a quello che sarà il campionato. Quindi lì la soluzione di Spalletti, che ha preparato una squadra al meglio, tant'è che non ha mai perso in quei tre mesi, e depone a suo favore, perché ora lui ritroverà soluzioni per questo stop inaspettato. E siccome ha dimostrato in passato, cioè in quattro mesi precedenti, di averla risolta al meglio, perché Napoli è partita alla grande, e quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto, anche se il calcio poi è un gioco talmente complicato che basta un non nulla per mandare a monte anche. Però i contrattempi il Napoli li ha avuti in campionato, i trabocchetti, sì, qualche errore anche vistoso dei difensori, pochi hanno davvero, ma alcuni sì, e però l'ha sempre ribaltata e riordinato. Io da amico di Spalletti non conosco assolutamente l'allenatore dell'Inter, ma conosco bene Spalletti e sono certo che quelli che saranno i diversi problemi per rimettere in moto la macchina, lui saprà risolverli. Insomma, il vissuto ci deve confortare. L'ultima domanda che le faccio, mister Rodrigo, prima di salutarla e ringraziarla, è sul discorso pressioni. E cioè, chiaro che il Napoli non si può nascondere, né ha voglia di farlo, per la verità. La pressione sulle spalle di questi ragazzi può fare brutti scherzi? Stiamo facendo l'avvocato del diavolo in questo momento, eh? Le pressioni Spalletti, come tanti altri bravi allenatori, riesce a eluderle attirando su di sé, comincia con qualche battuta di troppo, lo ha fatto in passato e lo rifarà probabilmente in prossimità della partita, per alleggerire quello che è da molti è considerato per l'Inter, non per il Napoli, per l'Inter l'ultima spiaggia. E quindi chissà cosa pensano di mettere nella testa dei giocatori, chissà quale tensione. Non ci sono tensioni, si tratta di fare una partita di calcio in una maniera che ben conoscono quelli del Napoli, dopodiché il resto viene da sé. Beh sì, grazie mister Enrico, un caro abbraccio, a presto. A risentirci. Grazie davvero a Corrado Enrico, grazie anche a Antonio Giordano. Siamo già in ritardo, però in 10 secondi la pressione può essere un'altra incognita, oppure come dicevo Enrico, il Napoli deve stare tranquillo. Più 8, più 10, più 11 non sono piccole cose. La pressione cose degli altri, di chi insegue, non del Napoli. Sono gli altri che devono rischiare, devono azzardare, non possono permettersi di perdere le partite. Il Napoli sì. Grazie Antonio. Una l'Inter è finita quasi per loro. Ciao, grazie, buona giornata. Grazie, un abbraccio Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Tra un po' parliamo di mercato e ampiamente anche dei vostri messaggi. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Devo
devo ringraziare Lello da Quarto che mi ha ricordato una cosa della quale mi ero ricordato ieri per la verità, e cioè che dobbiamo fare gli auguri anche se il giorno dopo a Antonio Totonno Giuliano, che ieri ha compiuto 80 anni, 26 gennaio 42, è stata in nascita di uno degli storici capitani del Napoli, una grande bandiera azzurra, 20 anni col Napoli, è stato anche un dirigente molto importante, basti pensare che ha portato in azzurro Kroll e Maradona. Auguri caro Antonio Giuliano, Mario ci sta seguendo in questo momento, gli mandiamo un abbraccio fortissimo, grande capitano, grande carisma, un grande napoletano, un napoletano atipico, è stato fatto anche un libro, anche Mimmo Carratelli lo ha definito così e tanti altri colleghi giornalisti, maestri di giornalismo come Mimmo, che hanno messo in evidenza il fatto che lui sia stato sempre un faticatore, uno anche un po' silenzioso, non per forza, soprattutto negli anni 70, un napoletano diciamo colorito, quella presentazione olografica anche un po' antipatica del napoletano che è casinista o scansafatica, invece grande napoletano, napoletano vero, napoletano atipico e grande capitano. Auguri caro Antonio Giuliano e grazie a Lello da Quarto che me l'ha ricordato anche oggi per la verità. Poi ancora messaggi che arrivano, questo amico mi ha dato un messaggio, eccolo qua, il Napoli deve cercare di non perdere a San Siro, poi tutto andrà liscio, ci scrive Salvatore. Poi Gilda invece, risulta che l'Argentinos Juniors, prima squadra professionistica di Maradona, voglia aprire una scuola calcio a Poggio Marino, sarebbe un ulteriore legame tra noi e argentini, ove mai ce ne fosse ulteriore prova. Un grande abbraccio a voi e a tutto il popolo azzurro da Gilda di Fratelli Napoletani e Salernitani, che è un gruppo su Facebook che giustamente promuove un'amicizia o di smussare questa rivalità così forte tra napoletani e salernitani. Andiamo al prossimo ospite, Massimo. Ce l'abbiamo con noi? No, non ancora. In realtà, cara Gilda, non è proprio una scuola calcio, è un progetto che hanno già compiuto nei giorni scorsi appunto alcuni argentini della società a Poggio Marino con i giovani, con i ragazzi. Non è proprio una scuola calcio, però è un progetto che riguarda anche i napoletani, i giovanissimi napoletani, quindi una bellissima iniziativa sicuramente. Chissà, avrà seguito con una scuola calcio, non lo so, può darsi però che possa accadere anche questo. Il legame c'è comunque, è stato anche rinsaldato da questo progetto. Però parliamo di mercato, come abbiamo detto prima della pubblicità, lo facciamo con i massimi esperti in Italia, collega di tuttomercatoweb.com, ma anche con Rai Sport, con Rai Sport si occupa di mercato, Marco Conterio. Ciao Marco, buongiorno. Ma eccoci, no, quando hai detto massimi esperti ho detto sbagliato a telefonare. No, dai, non fare il modesto, complimenti. Marco, benvenuto a Radio Marte. Grazie. Su Twitter vi consiglio di seguire Marco Conterio perché ci dà tante informazioni anche sul suo profilo Marco Conterio appunto. Per esempio si parla della Roma su Frattesi ma anche su Lukic, che sono entrambi giocatori che piacciono anche al Napoli. Sì, guarda, ti posso dire, intanto ti dico, ho un ritorno della mia voce, sono stato molto tecnica. Sì, vediamo aspetta, ti richiamiamo un attimo allora, ti richiamiamo tra 30 secondi, il tempo per ricordare che oggi appunto sono gli azzurri impegnati a Castelvolturno, che prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Juventus del 13 gennaio, venerdì 13 alle 20:45, molti ci chiedono anche alle superiori quando verranno messi in vendita, il Napoli sicuramente lo farà sapere perché al momento sono in vendita gli anelli inferiori. Andiamo appunto da Marco Conterio, mi senti meglio adesso? Marco? Esattamente. Perfetto. Allora, Frattesi sì, è un giocatore sul quale la Roma c'è concretamente da tempo. Roma è del 30% sulla futura rivendita del calciatore con il Sassuolo. Beh, di fatto il Sassuolo c'è sempre guadagnato da questi trasferimenti con la Roma, perché insomma il passato è stato anche con Pellegrini. Adesso la Roma vorrebbe riprendersi Frattesi, inserire nella trattativa Bove e Volpato, però diciamo che i costi più contenuti li avrebbe Lukic del Torino, al quale la Roma potrebbe dare Cumbulla. Sono due giocatori che, allora, diciamo che il Napoli, che sta valutando la possibile uscita di Diego Demme, un giocatore a un profilo a centrocampo, lo sta valutando, ma io credo che per il presente il Napoli non voglia andare a inserire un altro potenziale titolare, non so se mi spiego, cioè l'equilibrio è così perfetto che andare a combinarlo non è nei piani di Giunto, il Micheli e Mantovani. Quindi io credo che l'idea sia quella di mantenere lo status quo andando a prendere dei calciatori futuribili,
eventualmente, o prenotarli ora per il futuro o prenderli ora per poterli inserire. Sì, non toccando nulla, se non appunto questo affare ormai chiuso, te lo chiedo, anche di Berezinski, che sì, sia un credo sia un puntello molto intelligente. Sì, è un affare intelligente quello di Berezinski, perché di fatto il Napoli lì aveva bisogno di un'alternativa d'esperienza. Sai, mi sembra che in questa stagione il Napoli abbia due formazioni di titolari, o meglio, una di titolarissimi e una di titolari, e lì sulla destra mancava. Senza nulla togliere a Zanoli, al suo futuro, a questo ragazzo, gli auguro di diventare il dopo di Lorenzo in nazionale, ma mi sembra che il Napoli lì avesse bisogno di qualcosa, anche in ottica competizioni europee, triplo fronte. Quindi sì, Berezinski è il classico giocatore al quale forse è sempre mancata la grande occasione. Sì, ha sfiorato varie volte, no? Anche in passato, Inter, Juventus, si parlava di interessamenti. No, ma poi è un giocatore che non ha mai fatto quello scalino di carriera, non so sì, come mai, forse perché gli è sempre mancata l'occasione giusta, forse perché, non lo so, sono curioso di vederlo, sa di partenza che non farà il titolare, l'ha accettato, ma so altrettanto che insomma è pronto a mettersi in gioco. Quindi mi è sembrata un'operazione, come si dice, intelligente. Spesso le cose intelligenti sono quelle che funzionano. È vero. Marco, invece, tra le altre grandi, perché poi insomma alla fine poco fa ne parlavamo con Enrico, no? E la pressione il Napoli prima avrà sì pressioni, mi dicevamo giustamente anche con altri colleghi, Antonio Giordano, la pressione sarà anche sulle altre che devono rimontare, o forse soprattutto sulle altre. E le altre invece, appunto, Inter, Milan, Roma, Juventus, secondo te qual è la squadra che si muoverà di più a gennaio o più bisogno secondo te? La parola bisogno la accomuno a tutte per rimontare questo Napoli. Guarda, ti do qualche spunto per dare un po' una fotografia rapida del nostro mercato. Sì. La Juventus sta cercando un terzino destro, ma in prestito al momento, perché fino al 18 gennaio è il campionato, ha detto, signori, però fino al momento niente investimenti, quindi poi vedremo con il nuovo CDA che sarà ufficializzato. Oggi è stata l'assemblea degli azionisti, l'ultima di Andrea Agnelli. La Juventus ha messo sul mercato Weston McKennie, che però al momento chiede ingaggi troppo importanti, quindi la Juve è un po' bloccata in quel senso. Juve che cerca con centrale Mancino, ma al momento sempre in prestito. L'Inter, io ho letto di grandi, mi permetto di dire questa cosa, ho letto il rilancio, il rinnovamento. Beh, diciamo che l'Inter deve rientrare di tutti i soldi che ha in prestito da Oxtree entro il maggio 2024, altrimenti Zhang perde il club come fatto da Yongong Lee. Quindi mi sembra che il giovanimento ci sia poco, ma ci sia l'obbligo di vendere dei giocatori a meno che Oxtree non rifinanzi. Quindi sull'Inter pensiamo a chi partirà dai big. Il Milan al momento diciamo che deve un attimo capire quel che vuol fare da grande col centravanti, perché ok, Giroud è questa esplosione, però Ibra smetterà a breve. Origi non sta funzionando e mi sembra che davanti ha bisogno forse col terzino destro, con l'esterno d'attacco, però hanno tutti gli stessi problemi dell'estate. L'unica che non ha questi problemi è il Napoli, mi sembra. La Roma anche, che forse ha qualche problema per carità di indebitamento, però evidentemente vuole fare un colpo, mi sembra di capire. Più vicino al colpo è proprio la Roma come club. Sì, il centrocampista che dicevamo prima, Frattesi Lukic, e poi davanti ha già preso Solbakken, che non sarà un colpo da prima pagina, però voluto giusto da Mourinho. Dal Bodo Glimt uscirà Shomurodov e diciamo che il mercato della Roma è questo. L'altro colpo sarebbe quello di convincere Smalling a dire sì al rinnovo, e non sarebbe una cosa da poco. Sì, visto che è mercato stretto dall'Inter, a quanto pare 2-31 gennaio dura il tempo di questo mercato di gennaio, appunto. Demme andrà via per te? Secondo me sì, mi sembra è nella cose naturali, mi sembra l'avvio di Diego Demme, cioè un giocatore importante che non sta trovando spazio. Il Napoli secondo me si sta già muovendo per trovare un futuribile da mettere lì al suo posto, cioè uno che non chieda spazio adesso ma capisca che ci sono altri titolari e lui fa parte del terzo gruppo. Ecco, Napoli, che ti dico, guarda, notizia che non mi piace autocitarmi, quindi non ti dico, però che la pista Samardzic ce la conosco da tempo, sì, e così come l'interesse che è emerso oggi per Beto. Ti dico che il Napoli vede in Beto una sorta di Osimhen come caratteristiche tecniche, non so se lo prenderà mai, però vede quel profilo di giocatore. Samardzic, secondo me il Napoli lo prende e lo considera seriamente il possibile erede di Zielinski o chi per lui.
2002, già da 3 anni in Serie A, non male proprio, non male proprio, sono d'accordo con te. Marco, grazie davvero, buon fine 2022 e buon 2023, ci sentiamo magari proprio nel 2023, grazie, buona giornata. Buone feste e buon anno allora. Grazie davvero a Marco Contero, tuttomercatoweb.com e Rai Sport, ci fermiamo, arrivano gli amici con Sulle Mani, Gigio Rosa e Marta Martinez, grazie a Massimo D'Alessandro in redazione, ai Soriani in regia, da parte mia Dario Soratara, appuntamento a questa sera 20:21 in Marte Sport Live della sera, ciao a tutti.